Sei sicuro che facciamo bene? Credimi, è l'unica cosa da fare. Non so... Ascoltami, è vecchio, malandato, probabilmente ha una zampa rotta. Ti pare che possiamo portarcelo dietro? No, però si potrebbe provare. Basterebbe andare un po' più piano con il resto della mandria. Certo, e rallentare tutta la mandria solo per portare questo vecchio rottame. Ma fammi il piacere. Ma... Niente ma. Hai visto anche tu com'è ridotto. L'unica cosa che fa è respirare. Va bene, mi hai convinto. Lasciamolo qui. Ecco, bravo. Andiamo. Ma in questi casi non bisognerebbe abbatterlo. Sarebbe un gesto di pietà verso quella povera bestia. Altrimenti lo condanniamo a morire di fame. Al giorno d'oggi la pietà sta a zero. E noi non abbiamo tempo da perdere. Però... Basta, ormai è deciso. Dimentica quell'animale. Via, se no rischiamo di rimanere indietro anche noi. E poi il padrone lo senti tu. Sai che quello non vuole sentire scuse. Ti ricordi quella volta che ha mandato su... Se ne sono andati. Ehi, dico a voi, se ne sono andati. Ah, bene. Vi confesso che quando quello ha proposto di abbattermi come gesto di pietà, mi si è gelato il sangue. Se la può tenere la sua pietà. Io sto benissimo così. Beh, non proprio benissimo. Qualche acciacco in effetti ce l'ho. L'età non è più giovanissima. I dolori alla zampa mi fanno vedere le stelle. Il respiro si è fatto un po' pesante. Però questo non mi sembra un buon motivo per abbattermi. O no? Sapete qual è il problema? Il problema è che, come dicono loro, sono diventato inutile. Non so più tirare l'aratro, non riesco più a trainare il carro, non posso più portare carichi. Capito? Inutile. Inutile un corno, anzi due corna. Sarò inutile per loro, ma per me io sono ancora utilissimo. E chissà mai che un giorno servirò ancora a qualcosa. Ma chi può dirlo? Dormiamoci su un pochino. Per oggi di emozioni ne ho vissute abbastanza. Buonanotte. Ragazzi, che facciamo oggi? Boh, non so, potremmo... Ma non aspettiamo Tommaso? È vero, Tommaso, non si è ancora visto oggi. Toh, eccolo che arriva. Finalmente, pensavamo che non venissi più. Scusate, ma ho dovuto aiutare la mamma. Ci sono sempre un sacco di cose da fare in casa. Cosa credi? Anche noi aiutiamo in casa tutti i giorni. Sì, ma voi non avete tre fratelli piccoli che vi stanno sempre in mezzo ai piedi. Sono così carini i tuoi fratellini. Facciamo così, te li presto per qualche giorno. Vedrai come cambierà idea. Dicevamo, che facciamo oggi? Potremmo continuare la sfida a nascondino. Miriam, toccava a te a stare sotto. Che noia, sempre nascondino. Allora giochiamo a battaglia contro i romani. Sì! No!
perché sennò va a finire come sempre. Noi femmine facciamo i romani, quelli che le prendono. E voi maschi fate gli ebrei, quelli che vincono. Ovvio! Idea! Ho paura delle tue idee. No, ascoltate. Avete presente quei mandriani che si erano accampati con tutto il loro bestiame poco fuori dal paese? Come no? Quelli simpaticissimi. Che non ci lasciavano nemmeno avvicinare ai vitelli. E che l'altro ieri ci hanno anche minacciato col bastone. Esatto, proprio loro. La bella notizia è che ieri sera se ne sono andati. E noi potremmo andare a fare un giretto da quelle parti. Giusto, vi ricordate l'anno scorso? Quando se n'erano andati quei pastori egiziani, avevamo trovato un coltello e un'otre per l'acqua. E non mi sembra che i nostri amici mandriani avessero delle facce molto sveglie. Chissà quanta roba avranno dimenticato. Allora d'accordo? Adesso dividiamoci. Ci vediamo fra poco all'uscita del villaggio. Sarà come dici tu, ma io non mi fido. Ma di cosa hai paura? Non è questione di aver paura. Io non ho paura di niente. E allora? Che male ti fanno? Niente per il momento. Ma a me tutte quelle facce forestiere proprio non piacciono. Ma tu sei indietro di 100 anni. Al giorno d'oggi la gente si sposta. E chi ha paura degli stranieri sono solo quelli che hanno il cervello piccolo come il tuo. Porta rispetto, donna. Il fatto di essere mia moglie non ti autorizza a parlarmi così in pubblico. Io ti tratto come merita di essere trattato uno zuccone come te. Su, non litigate, non ce n'è bisogno. Samuele, tu conosci il motivo per cui in paese ci sono tante facce forestiere, come le chiami tu? No, non lo so. Te lo dico io. Sai che purtroppo noi dobbiamo sottostare ai capricci dell'imperatore. Già, maledetti romani! E sai che questi sono gli ultimi giorni per farsi registrare dai funzionari del censimento. Sì, ci sono dovuto andare anch'io. Ecco, tutti i forestieri che vedi in giro sono qui per quel censimento. In che senso, scusa? Nel senso che quelle persone sono state costrette a lasciare il loro villaggio per andare a farsi registrare nel paese d'origine della loro famiglia. Oh! Credimi, se potessero, se ne starebbero volentieri a casa loro, altro che venire fin qui. Lo penso anch'io. A proposito, Anna mi ha detto che stamattina ha visto una coppia di forestieri che cercava una stanza alla locanda. Ma li hanno mandati via perché non c'era neanche un posto. Con tutta la gente che c'è in giro. Sì, ma la donna era incinta. Anzi, sembrava ormai prossima al parto. Non farmici pensare, poveretta. Bene, se permettete, io avrei una stalla da mandare avanti. Alle bestie non interessano tutti questi discorsi. Buona giornata. Vai, vai, vecchio zuccone. Vai dalle tue bestie. Non essere troppo dura con lui. Ha una mentalità un po' ristretta, ma vedrai che crescerà anche lui. Sì, vabbè, Sara. Ma tu dicevi che avremmo certamente trovato qualcosa di interessante. Cosa c'entro io? È stata sua l'idea. Veramente mi pare che fossimo tutti d'accordo. Ma sei stato tu a proporre questa cosa. Basta, non è colpa di nessuno se non abbiamo trovato niente. A parte i ricordini lasciati dalle bestie, di quelli ce n'erano montagne. Dai, venite, c'è ancora questa vecchia stalla da controllare. Certo, sarà piena, piena di sorpresine marroni. Ma che schifo! Sempre di quello parli. Ragazzi, venite a vedere! E quello cos'è? Ma come cos'è? È un bue, non lo vedi? Con questo buio non vedo niente. Riesci almeno a sentirlo? Spiritoso! Piuttosto, che ci fa qui? Questa stalla viene usata solo dalle mandre di passaggio. Come quella? Esatto, come quella che se n'è andata ieri. Questo vuol dire che l'hanno dimenticato qui.
oppure che l'hanno lasciato qui apposta. Credo che abbia una zampa rotta. E un boi con una zampa rotta non serve più a niente. Non proprio a niente. Di solito lo abbattono e ne fanno bistecche. Matteo! Cosa credete? Anche a me dispiace. Ho solo detto quello che gli faranno quando lo scopriranno. Allora noi non diciamolo a nessuno. Già, così morirà di fame. Bella roba! Povero Gedeone! E chi sarebbe questo Gedeone? Lui! Mi pare un nome adatto, non trovate? Sì, sì, il nome va bene. Quindi, cosa facciamo? Idea! Oh no, ci risiamo con le tue idee! Ascoltatemi. Il vecchio Samuele ormai ha solo una decina di bestie nella sua stalla e ha tanto di quel fieno da sfamare il bestiame di tutta la Giudea. Potremmo chiedergliene un po' per Gedeone. Certo, e magari gli chiediamo anche se viene ad aiutarci a pulire la stalla, ma per favore. Allora andiamo noi a prenderlo senza chiederglielo. Veramente questo si chiama rubare? No, lo prendiamo solo in prestito. A maggio, al primo taglio dell'erba, andiamo a tagliarla anche per lui, così gliela possiamo restituire. Non so, non mi convince. Io sono d'accordo con Tommaso. In fondo, è solo un prestito per una buona causa. Sono d'accordo anch'io. E anche Gedeone. Bene, ecco il piano. Io e Matteo... Mangiando? Altro che, l'ha già quasi finito. Dobbiamo portargliene ancora. Per oggi no. Se ne prendiamo troppo, il vecchio se ne accorge. Veramente il vecchio se ne è già accorto. Allora, non avete niente da dire? Chissà cosa diranno i vostri genitori quando sapranno che andate in giro a rubare il fieno. Non l'abbiamo rubato. L'abbiamo solo preso in prestito. Ah, bene. Allora la lingua ce l'avete ancora. E sentiamo, in prestito per che cosa? Per fare qualche stupidata delle vostre? Non è per una stupidata, è per una buona causa. Però noi non ti diremo niente. Gedeone! Qualcosa mi dice che la vostra buona causa si trova qui dentro. Siete due imbranati, vi siete fatti scoprire. La prossima volta fatti venire tu un'idea migliore. Forse sarà meglio, perché le tue idee sono un vero disastro. Qualcuno vuole dirmi la verità? Di chi è questa bestia? L'abbiamo trovato oggi. Devono averlo abbandonato i mandriani che erano accampati qui fino a ieri. Ovvio che l'abbiano abbandonato. È piuttosto malandato. E forse ha una zampa rotta. In questi casi c'è una sola cosa da fare. No! Ma bambini, siate ragionevoli. Avete visto anche voi com'è ridotto. L'unica cosa che fa è respirare. Non importa. Nessuno deve fargli del male. Voi non capite. Se quella zampa è davvero rotta come sembra, quella povera bestia non si alzerà più in piedi e soffrirà parecchio prima di morire. In questi casi abbatterlo sarebbe un gesto di pietà. Proprio un bel modo di avere pietà di un animale. Farne bistecche. Beh, ormai non serve più a niente. Così almeno diventerebbe utile per qualcuno. No! Va bene, facciamo così. Aspetterò un paio di giorni. Dopodiché, se la bestia si sarà ripresa... Si chiama Gedeone. Se fra 2 giorni Gedeone si sarà rimesso in piedi, lo potrete tenere e ve ne prenderete cura voi. Ma se non si sarà alzato...
D'accordo? D'accordo. Bene, ora andiamo. Lasciatelo riposare. Chissà mai che durante la notte non accada un miracolo e non si rialzi in piedi. Mamma mia, anche stavolta l'ho scampata per un pelo. Un altro che vuole fare un gesto di pietà. Lo so che prima o poi dovrà succedere, ma io spero che succederà fra molti anni. Bene, come mi hanno chiamato quei ragazzini? Gedeone, mi piace. Su, forza Gedeone, cerca di tirarti in piedi, se no questa volta nemmeno loro riusciranno a salvarti da quel vecchio malintenzionato. Ascoltami, è vecchio, malandato, probabilmente ha una zampa rotta. Ragazzi, ma voi vi fidate di quello che ha detto il vecchio Samuele? Ma tu hai promesso a quei bambini che avresti aspettato. Io non mi fido neanche un po'. È un adulto e lo sai come sono fatti gli adulti. Si dicono tante cose. Ci vorrebbe un miracolo per far rialzare quella bestia. E io ai miracoli non ci credo. Dicono e poi fanno come vogliono. Quindi cosa facciamo? Stanotte, quando i bambini dormono, ci troviamo qui e andiamo giù alla stalla a sistemare la faccenda. Stanotte, quando i nostri genitori dormono, ci troviamo qui e andiamo da Gedeone a fare la guardia. Così siamo sicuri che nessuno gli farà del male. Giusto. Entro domani mattina quella povera bestia è sistemata. Nessuno si accorgerà di niente. Giusto, e domani mattina, prima che tutti si sveglino, torniamo a casa. Nessuno si accorgerà di niente. Siamo tutti d'accordo? Siamo tutti d'accordo? Sì, d'accordo. Sì, d'accordo. Allora, a più tardi. Voi cosa ci fate qui? Siamo venuti perché non ci fidavamo di voi adulti. E a quanto pare facevamo bene a non fidarci. Ma bambini, siate ragionevoli. Questa povera bestia non serve più a niente. Tu ci avevi promesso che non avresti... Lo so, ma ve l'ho già detto. L'unica cosa che fa è respirare. Le promesse vanno mantenute. Avevi detto che avresti aspettato fino a domani per vedere se si fosse rimesso in piedi. Quindi non se ne fa niente. Visto? È d'accordo anche Gedeone. È impossibile che si sia rimesso in piedi. La zampa era proprio mal ridotta. Adesso lo vedremo. Ma... e questo cos'è? Un bambino? Alt! Se qui dentro c'è un bambino, è meglio che guardi io. Tu, corri a chiamare la levatrice. Tu, vai a cercare della legna. Tu, mentre sono tutti presi dalla frenesia di questo evento inaspettato, vi racconto cos'è successo. Avete presente quella coppia di stranieri di cui parlava mia moglie? Quelli che cercavano una stanza alla locanda. Ecco, siccome la donna era prossima al parto,
avevano urgente bisogno di un posto in cui far nascere il proprio bambino. E l'unico posto che hanno trovato è stata questa vecchia stalla abbandonata, in cui dormiva il buon Gedeone, il quale, non solo contro ogni previsione, è riuscito a rialzarsi in piedi, ma si è rivelato davvero prezioso per quel bambino appena nato. Col suo fiato l'ha tenuto al caldo in questa notte gelida e in un certo senso gli ha salvato la vita. Ma adesso attenzione, penso che fra poco ci lasceranno vedere il piccolino. Sei sicuro che non devi dirci nient'altro? Non devi chiedere scusa a nessuno? Sì, ci sarebbe un'altra cosa. Devo chiedere scusa a Gedeone. All'inizio credevo che fosse un essere inutile. Ma poi ho pensato, se Dio per nascere ha voluto aver bisogno anche di lui, vuol dire che nessuno è inutile. E che ai suoi occhi sono tutti importanti allo stesso modo. E se lo sono per Dio, chi siamo noi per agire diversamente? E allora, che sia anche per voi un buon